abbiamo superato i 550, quindi ecco 551. Quindi il prossimo episodio della Sudoricraft non uscirà di giovedì, ma bensì di sabato. E piazzare un blocco qua. Ok, mamma mia che skill. Oh mio Dio, quanti zombie. Così sembra proprio come si stiamo nuotando nell'acqua. E anche la redstone mi è finita di nuovo. Diciamo che la 1.9 non è così perfetta. Ciao a tutti ragazzi, io sono Suriv e benvenuti in questo 87esimo episodio della Surivcraft. Siamo di fronte al display che abbiamo creato nell'episodio scorso e dobbiamo già modificarlo. Non siamo più in 518, stiamo crescendo veramente in fretta e sono davvero contento e vi ringrazio in ogni episodio a questo punto. Attualmente quando sto registrando questo episodio siamo in 500, non 528, non in 538, ma siamo in 551. Quindi mettiamo un bel 5 lì, ok, perfetto, facciamo andare con la leva un po' quel numero lì, ok, possiamo già 0, vediamo se fa l'1. No, perfetto. Abbiamo superato i 550, quindi ecco 551. Ancora grazie a tutti voi e dopo aver aggiornato questo display di 6, direi che possiamo passare all'episodio di oggi. E nel progetto di oggi voglio fare una cosa che è molto utile per il nostro Elytra. Cioè, come avrete già capito dal titolo, voglio fare delle piattaforme di lancio per Elytra. In cosa consistono delle piattaforme di lancio? Intanto lì c'è ancora il chunk buggato, non ho avuto tempo di distruggerlo. Appena posso lo faccio. E poi volevo dire un'altra cosa inoltre, che mi stanno arrivando davvero tantissime richieste per il giardino degli iscritti e per il muro delle idee, però ho deciso di non metterle nell'episodio, cioè alla fine dell'episodio o all'inizio. Non andrò a mettere i cartelli né lì e né lì, anzi farò un episodio a parte, ad esempio tipo la domenica faccio 5 minuti di episodio dove faccio le nuove aggiunte negli alberi o le nuove idee, così almeno non vado a rubare tempo all'episodio e abbiamo più tempo per sfruttare, per fare le nostre cose, diciamo. Inoltre stavo pensando che siccome adesso gli episodi che sto facendo della Surica sono abbastanza impegnativi e mi serve più tempo per registrarli, quindi pensavo di allontanare un episodio dall'altro, diciamo nel tempo, cioè fare uno di martedì come adesso e l'altro farlo di sabato e lasciare il video del giovedì in mezzo magari di qualcos'altro, di magia o di minigiochi o altre cose, diciamo. Quindi questo è per aiutarmi anche a programmare i video della Surricraft in modo da evitare di non pubblicarli qualche giorno, perché a volte non ce li ho e sono costretto all'ultimo giorno di registrarli e non voglio fare le cose fatte di fretta. Quindi il prossimo episodio della Surricraft non uscirà di giovedì, ma bensì di sabato. Dopo tutti questi annunci potrei iniziare, diciamo, l'episodio di oggi e il nostro progetto. Come vi ho già detto, è una piattaforma di lancio che sarà sospesa nel vuoto. Ci serviranno dei comparatori, sì. E la piattaforma di lancio che farò qua non sarà l'unica, infatti ne spargerò un po' per il mondo e anche nel Nether, dato che quando ad esempio vado nelle varie zone del Nether sono sempre abbastanza lontane e non c'ho voglia di camminare, adesso che possiamo sfruttare il nostro Elytra direi di sfruttarlo al meglio. Quindi stavo dicendo, ci serviranno dei comparatori, vi spiegherò subito il perché, e della redstone, dei pistoni sticky possibilmente, vediamo se abbiamo un po' di slime ball, ne abbiamo veramente poche. Forse sopra abbiamo qualche altro slime ball, adesso vado a vederlo subito. 6 sticky piston, per ogni, diciamo, piattaforma ce ne servono 4, adesso vado a vedere qua, anzi prima dormiamo, perché ho fatto anche una piccola modifica nel nostro letto, perché adesso con la 1.9 maggior parte delle volte i pistoni sono glitchati. Infatti come vedete anche adesso, in realtà questa parte qua e questa parte qua non c'è il quarzo, perché anche se lo rompiamo non ce lo ridà indietro, ma è sotto di qua. Infatti se esco rientro nel gioco tutto si sistema. Poi inoltre a volte quando dormivo e andavo giù dove ci riporta su, lì non funzionava correttamente, rimanevo incastrato nel tunnel. Allora cosa ho fatto? Adesso rimango incastrato apposta. A volte questo pistone non saliva abbastanza in tempo giù e rimanevo bloccato in questa zona qua, quindi ho deciso di mettere un piccolo bottone qua che va con una redstone attaccata lì dietro a questa parte dell'impianto e questi pistoni qua. Quindi noi se rimaniamo bloccati qua premiamo il tasto e possiamo uscire benissimo. Ok, abbiamo anche dormito e andiamo subito a vedere se ci sono altri slime ball là. Vediamo un po', dovrebbero essere, anzi qui ne abbiamo 3. Vabbè, direi di fare altri 3 sticky piston e poi massimo vado nella palude a ucciderne un po', perché stanno diventando veramente un problema gli slime ball. Dovremmo fare presto una farm. Qua vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo un po' di diamanti. Non lo sapevo neanche che di averceli ancora qua sopra. E anche un bel po' di lapis. Beh, spero di ricordarmi di averceli. Quindi, come sempre, prima di iniziare il nostro progetto, ve lo faccio vedere in creativa in cosa consiste. E rieccoci nel mondo in creativa, sono in game mode 0 per farvi vedere cosa faccio con le enderpearl. Una piattaforma aerea è quella lì per il lancio, quindi cosa succede? Noi andiamo qua sotto, lanciamo un enderpearl e ci ritroviamo qua sopra, adesso possiamo camminare intorno e lanciarci con l'elytra, in modo che noi possiamo percorrere lunghe distanze stando in quella zona lì e lanciando un enderpearl verso in alto. È molto comoda questa cosa e per questo voglio farla. Adesso torniamo in game mode 1, ok, perfetto.
E stavo provando qua l'altezza a cui arriva un enderpearl. Un enderpearl riesce ad arrivare, diciamo, a 28 blocchi di altezza. Come vedete, adesso l'abbiamo toccata. Anche se mi alzo un po', forse al 29esimo blocco ho provato, ci arriva a volte, ci arriva e a volte no. Ma al 30esimo non ci arriva. Facciamo un po' di prove. Quindi l'enderpearl, diciamo, arriva fino a questo punto e tocca questo blocco. Quindi arriva a questa altezza qua, fino al 28esimo blocco, appunto. Vi faccio vedere, ci mettiamo qua. Quello è il 28esimo, andiamo al 29esimo blocco e vediamo un po'. Ok, ci ha toccato. Riproviamo con il 29esimo, così se funziona tutte le volte direi che possiamo farla anche un po' più alta, quella struttura di un blocco. Riproviamo. Ok, sembra funzionare. Proviamo con il 30esimo blocco. Sembra funzionare anche col 30esimo, stranamente. A questo punto voglio vedere fino a quanto riusciamo ad andare in alto. Proviamo con il 29, 30, 31esimo blocco e anche il 32esimo lo prepariamo se dovesse servirci. Quindi facciamo un po' di prove ancora. Lanciamo al 31esimo in questo modo e sì, ci è arrivato per un pelo. Riproviamo se il 31esimo ci arriva sempre. Ok, sì, ci è arrivato anche stavolta. Riproviamo e stavolta no. Quindi questa diciamo che è la distanza. Adesso non ho neanche colpito minimamente, riproviamo. Ok, diciamo che a questa altezza qua a volte ci arriva, a volte no. L'altezza che raggiunge è, diciamo, questa qua. Riproviamo un'altra volta con il 31esimo. Ok, l'ha toccato. Con il 32esimo invece, vediamo un po'. Ok, con questo non lo raggiunge proprio. Riproviamo così, neanche stavolta. Perfetto. Quindi a volte l'enderpearl raggiunge questa altezza qua, diciamo questa, e la maggior parte delle volte raggiunge questa. Io pensavo che fosse questa perché avevo fatto le prove, ma magari avevo avuto solo un po' di sfortuna. Quindi potremmo fare, diciamo, quella piattaforma, cioè questi tripwire hook che rilevano la enderpearl a questa altezza. Adesso vi vado a spiegare come funziona tutto questo. Il principio qual è? Che quando noi lanciamo un enderpearl, questa enderpearl colpisce il tripwire hook perché i tripwire hook sono oggetti contro le quali l'enderpearl sbatte, cioè ci teletrasporta sopra il tripwire hook come avete visto. E cosa succede quando l'enderpearl sbatte contro? Quella porta sotto si chiude. Noi, quando arriviamo qua, abbiamo un po' di tempo per spostarci da quella zona e andare sulla piattaforma. Adesso vi faccio vedere appunto come funziona. Rompiamo un po' di cose, eccolo qua il circuito che c'è dietro. Queste tripwire hook sono collegate a della redstone, infatti non importa quale delle quattro attiviamo, ma se si attiva ad esempio questa fila qua, anche con la redstone la si accende lo stesso. Poi c'è questo piccolo circuitino, che cos'è? Questo qua è un pulse extender. Cosa vuol dire? Che estende l'impulso della redstone e fa da piccolo timer. Fatto con due comparatori messi in questo modo. Vi faccio vedere, prendo una leva e una redstone lamp, se la trovo, eccola qua, perfetto. Mettiamo la redstone lamp ad esempio qua e qua metto una leva che non è questa, eccola qua. Quando noi attiviamo, questa redstone si accende e rimane accesa, ma quando noi spegniamo non si spegne subito, ma si spegne lentamente. Riproviamo, accendo e rilascio, vedete che piano piano si spegne e la torcia di redstone e la redstone lamp rimane accesa fino all'ultimo, fino a quando questa è già spenta. Quindi questo ci permette di avere un ritardo senza usare hopper o altri timer del caso, ma semplicemente con due comparatori. E questo timer qua in realtà può essere anche aumentato. Vi faccio vedere subito un esempio. Ne facciamo uno così e così, la stessa cosa di qua, e prendiamo lo stesso segnale in questo modo. Mettiamo questa leva ad esempio qui e ci riprendiamo il segnale che va da entrambe le parti. Vedete che qua ce ne ho messi 4, e se il segnale si attiva e poi lo spegniamo, prima si spegne questa torcia e dopo un po' si spegne questa, quindi possiamo estendere questo impulso per più tempo. Però l'importante è che non facciamo una cosa del genere, perché sennò anche i repeater fanno da timer. Oppure potrebbe essere usato per fare da timer per poco tempo, perché se lo attivo e lo rispengo, vedete che fa da timer, dopo un po' si spegne. Quindi deve arrivare il segnale, rispegnersi. E piano piano così le redstone lamp si spengono. Quindi questa cosa l'ho utilizzata appunto per mandare il segnale appena tocchiamo la stringa a questi due pistoni qua. Eccoli qua, vi faccio vedere meglio rompendo tutto. Ok. Quindi quel segnale sia da questa parte che da quella arriva dal comparatore, dal nostro impulse extender, e arriva a questi pistoni qua, sia da questa parte che da quella. Quindi noi quando attiviamo la tripwire hook loro stanno estesi per un po', ve lo faccio rivedere se riesco. Ok, stanno estesi, dopo un po' si ritirano. Questo ci permette di spostare una volta arrivati sulla piattaforma. Quindi adesso vediamo dove creare questa prima piattaforma volante per Elytra e poi andremo a fare le altre. Ok,
Ok ragazzi, eccomi, dopo un bel po' di tempo ho pescato un po', perché sono dovuto uscire dall'ultimo clip, sono stato addirittura un giorno, e sono stato qua a FK un bel po', diciamo circa 6 ore, ho lasciato il computer acceso, infatti sono anche a 52 livelli e ho pescato un bel po' di cose. Purtroppo non sono riuscito a prendere un altro libro con mending, almeno credo, vediamo un po', infatti questi qua erano quelli che avevo già prima, questi sono i nuovi, ho riempito addirittura quasi tutte le chest, per fortuna prima di mettermi a FK avevo svuotato tutti i pesci e le selle in questa chest qua, quindi dovrò rimettere a posto tutte quelle chest lì. Intanto però ho già fatto la prima struttura per il nostro elytra, che è lì ed è già funzionante, ma non è tanto luminosa. Proviamola subito, vediamo un po'. Devo ancora finire di mettere la clay intorno. Se ci mettiamo qua, lanciamo un enderpearl, dovrebbe funzionare. Ok, perfetto. E noi possiamo andare qua al lato e poi buttarci con l'elytra e arrivare dove vogliamo. Però adesso devo andare a prendere altra clay azzurra perché l'ho finita. E andiamo a continuare a finire quello lì e a continuare a ne farne altri, perché ne voglio fare anche uno, diciamo, dove abbiamo il portale o dove abbiamo il display per ritornare da questa parte. E uno magari verso lo zoo, da quella parte lì. E poi ne voglio fare anche alcuni sul tetto del Nether, perché lì quando devo andare ad esempio nel deserto, nel mesa o nel bioma del ghiaccio, almeno li posso utilizzare per spostarmi più velocemente nel Nether. Quindi finisco questo qua, il primo, e poi prendo i blocchi per farli nel Nether, vediamo un po' quali blocchi utilizzare. Intanto mi serve altra light blue stained clay, prendo questa qua. Il colorante dovrei avercelo ancora, perfetto. Ne faccio un po' perché anche quelli che farò vicino al display e vicino allo zoo li farò di questo azzurro qua, direi che ci stanno bene. Però mi serve altro bianco e altro lapis, che ce ne ho un bel po' per fortuna. Quindi faccio un po' di clay e ne faccio un altro po' di quelle strutture lì volanti in questo mondo, poi ci spostiamo nel Nether. Ci sentiamo tra poco. Ok ragazzi, un'altra piattaforma è stata creata, l'ho creata qua dove c'è il nostro zoo e tanti zombie mi stanno picchiando. Abbassiamo leggermente i suoni, che secondo me sono un po' altini. Mettiamo tipo a 15? Sì, potrebbe andare meglio. C'è pure un mini zombie, un creeper, l'ho visto, visto, visto. Uccidiamolo. Ok, uccidiamo pure questo. Creeper morto, lui morirà presto. Vediamo un po' se muore. Sì, perfetto. Un altro mini zombie. Mamma mia, com'è schivato. Ho fatto lo slalom alla freccia. Va bene. Stavo dicendo che questa costruzione è finita. Adesso vi faccio vedere che funziona anche questa qua. Lanciamo l'enderpearl e ci ritroviamo qua sopra. Ci spostiamo. E adesso volevo rompere quel pillar lì. Come faccio ad andare a romperlo? Vediamo un po' se da qua riesco. No. Mi sa che mi tipo tocca andare giù e piazzare un blocco qua. Ok, mamma mia che skill. Bene, abbiamo piazzato un blocco cadendo. E adesso possiamo rompere questa torretta qua, in modo che anche questa piattaforma stia volante. Poi ne vorrei fare una in quella zona lì, così ne abbiamo una al centro da questa parte, una vicino allo zoo e una di là. Con quella piattaforma lì più o meno raggiungiamo quella zona lì. Allora l'ho rifatto un po' prima, all'ingresso del, diciamo, dello zoo. Ci sono altri zombie intanto. Ok. Un villager zombie, potremmo tenerlo per metterlo lì, perché lì in realtà è sparito il villager che c'era là. Oh mio Dio, quanti zombie. Ok, tutti spariti. Abbiamo un po' di esperienza. Il nostro arco è già riparato, ma la prendiamo lo stesso questa esperienza, anche se siamo a livello 52, dovrei utilizzarli questi livelli presto. E andiamo a casa tramite appunto questa piattaforma che abbiamo appena creato. Lanciamo l'enderpearl e ci ritroviamo qua sopra, anche se lo zombie voleva picchiarci. Adesso con questa piattaforma possiamo lanciarci qua e andare alla nostra casa. Vado a dormire, faccio un giro così evito di prendere danno da caduta. Perfetto. Vado a dormire e finisco di costruire l'ultima piattaforma in questo mondo qua. E poi passiamo nel Nether. Ecco, ancora il letto è buggato. In realtà lì non ci sono i blocchi. Ok, dormiamo. Ci risentiamo quando ho finito anche la piattaforma vicino al nostro display. A tra poco. Ok ragazzi, un'altra piattaforma è creata esattamente qui sopra, quindi vedete che funziona anche questa. Lanciamo l'enderpearl, ci ritroviamo qua sopra, possiamo spostarci e andare ad un'altra parte. Ne faccio solo tre in questo mondo e devo ancora rompere questo chunk, sì. E adesso direi che possiamo passare al Nether. È bello vedere queste piattaforme volanti. Le ho fatte di questo azzurrino qua perché pensavo sembrassero delle nuvole o si confondessero comunque col cielo, ma direi che ci stanno bene anche così. Ritorniamo qua e adesso possiamo andare nel Nether. Anzi no, perché devo prendere ancora i blocchi, quindi vado nell'acqua. Ah, poi ho scoperto un'altra cosa nell'acqua. Il nostro Elytra, guardate un po', se noi facciamo finta di volare nell'acqua, stiamo in un blocco di altezza, quindi potremmo creare dei tunnel di un blocco e volare all'infinito, così sembra proprio come se stiamo nuotando nell'acqua. Ad
Appena atterriamo su un blocco, il lumino torna dritto e ritorniamo ad essere dritti anche durante il nuoto. Potrebbero implementarla questa cosa che si nuota in orizzontale, sarebbe davvero una bella cosa. Vabbè, a parte questo, direi che prendo i blocchi nel Nether, per il Nether, vediamo un po' cosa possiamo utilizzare, magari dei Nether Bricks, tanto per stare nel tema Nether. Sì, ne ho un po' e direi che potrei utilizzare questi o altri anche Nether Bricks se dovessero servirmi. E creerò anche qui, diciamo, una piattaforma per ogni portale, una appena usciamo dal portale sotto al nostro portale principale, diciamo, una vicino alla nostra farm d'oro, che ho provato a vedere in questi giorni se funziona, ma sembra un po' laggante, non so se è per la 1.9, ma i pigmen zombie non sembrano tutti arrivare da me. Vi farò vedere quando sono là. Quindi faccio una piattaforma anche di dove c'è la farm d'oro, una dove c'è il nostro portale per il bioma del ghiaccio e anche per il deserto. Quello del mese è più lontano e non so se fare più piattaforme, ma adesso vedrò, o farne una magari più alta, perché l'elytra andando in riesce ad arrivare anche a 1000 blocchi di distanza. Quindi magari dove c'è il nostro portale principale faremo due piattaforme una sopra l'altra, in modo che possiamo andare più in alto e volare per più tempo, perché quello del Mesa è veramente lontano di portale. Vediamo se ho della redstone, e anche la redstone mi è finita di nuovo. Bene, spero che questi 50 pezzi mi bastino per questa, almeno un paio di piattaforme dovrebbero bastarmi. Prendo i tripwire hook, che dovrei averne in abbondanza. I pistoni me li faccio subito perché il ferro non è un problema. Perfetto. Anzi no, non è un problema il ferro, ma la redstone sì. Utilizzerò un po' di questa redstone quindi per fare i pistoni, e il legno ce ne abbiamo per fortuna. Quindi faccio tutte queste cose off camera, mi crafto tutto e ci rivediamo sul tetto del Nether a fare la prossima piattaforma di lancio. A tra poco. Ok ragazzi, anche la piattaforma del Nether è costruita, guardate un po', l'ho rifatta con gli stone brick, tutta la stessa cosa, ho messo le torce qua, anzi in realtà l'avevo messa anche qua, solo che un ghast ha sparato una palla e aveva rotto un po' di redstone. Siamo quasi vicini alla nostra prima farm d'oro, che adesso non utilizziamo più, però volevo vedere insieme a voi se riusciamo a raggiungere l'altra nostra farm d'oro, che dovrebbe essere in questa direzione. Vediamo un po' se stiamo così. Sì, perfetto, ce la raggiungiamo perfettamente. Ok, quindi è la distanza ideale. Poi vediamo quanti blocchi abbiamo percorso con quell'altezza lì, e qua c'è la nostra farm d'oro, che adesso non è molto funzionante. Devo anche distruggere tutta questa cosa qua perché non la stiamo più utilizzando, e vi vado su a farvi vedere cosa intendevo con a volte funziona, ma sembra laggante. Ok, ecco che iniziamo a vedere la piattaforma. Non so perché nel Nether la redstone, o comunque i tick, penso siano un po' buggati con la 1.9. Infatti vi faccio vedere subito una cosa, che qua c'era il nostro timer. Vediamo un po'. Ok, quello lì. Vedete che adesso sembra anche andare bene. Però prima avevo provato, vedete che a volte ha degli scatti un po' strani. Non è molto costante quel timer che abbiamo qua. Comunque vi faccio vedere sopra. Comunque il nostro smistamento qua funziona alla perfezione. Le spade vengono tutte bruciate nella lava e i drop vengono raccolti. Intanto andiamo qua sopra e facciamo partire, diciamo, la nostra farm. Rompiamo questo blocco di terra. Ok, proviamo a vedere adesso se funziona. Abbiamo una palla di neve qua da... Sì, perfetto. Lanciamo la nostra palla di neve a questo zombie qua. Vediamo un po' se fa aggrarsi tutti gli altri contro. Sì, vedete che sono un po' lagganti, non si muovono in modo uniforme, e poi non arrivano a questo punto qua dove dovrebbero arrivare. Stanno, diciamo, lì. E il motivo non lo capisco. Vediamo un po' di chiudere qua. E stiamo un po' da questa parte e vediamo se arrivano gli zombie. In realtà qua, per chi non lo sapesse, loro arrivano qua, prendono abbastanza danno dai cactus, poi cadono giù e dal danno da caduta ricevono l'ultimo danno per ucciderli. E devo abbassare un attimo il suono delle hostile creature. Ok. E l'esperienza mi arriva fino qua sopra grazie al slime block che me la lancia qua. Adesso vedete che quelli là cadranno e muoiono lì. E quel timer lì vedete che adesso funziona un po' laggante, così come anche queste entità non sono molto fluide nel camminare. Ma l'esperienza mi arriva fino a me. Eccola qua. Anche se la botola sta chiusa, l'esperienza passa attraverso. E noi possiamo stare qua a FK. Loro si sono arrabbiati contro di noi, cercheranno di arrivare fino a noi e l'unica via è questa qua. Ma lì c'è sotto, c'è una botola che li fa cadere giù. Avevo rotto questi blocchi in realtà per vedere se solo loro arrivavano fino a noi, e in realtà non ci arrivano. Vedete che stanno bloccati lì, e mi sa che dovrò modificare un po' il design di questa piattaforma qua. E intanto un ghast lancia la palla laggante. Dove è arrivata? Ah, ok. C'è qualcosa che, diciamo, lagga abbastanza.
Sì, lagga abbastanza. Ho preso gli stone brick, mi sono caduti nel vuoto. Vabbè, metto un pezzo di terra qua. Volevo vedere anche da questa parte. E infatti sembrano che siano bloccati lì. E quelli dietro, vediamo un po' dov'è che sono, cosa stanno facendo. Sì, si bloccano in quel punto lì e non so il perché. Vedremo anche questa cosa di sistemarla al più presto. Comunque, maggior parte dei zombie muoiono. E diciamo che l'esperienza arriva anche fino a noi. Perfetto. Non ne arriva così tanta perché vedo l'esperienza fuori. Comunque dovremo guardarci a questa farm e ripararla. Per adesso di drop ne abbiamo abbastanza. Ah, lì si è bloccato il blocco di slime. Vediamo un po'. Saliamo lì, vediamo cosa succede. Sì, si è bloccato, diciamo, quel solito glitch della 1.9 che duplica le cose. Esco, rientro, vedrete che non ci sarà più questo qua. Ok, sono uscito e rientrato. Vedete che lo slime block che c'era qua sopra non c'è più. C'è solo quello là che mi lancia l'esperienza. Così come dovrebbe essere. Diciamo che la 1.9 non è così perfetta. Accogliamo l'esperienza da qua. Qua è il nostro classico smistamento dove abbiamo le gold nugget, i lingotti interi, rotten flesh e invece le spade vengono buttate nella lava. Perfetto, potremmo anche utilizzare questa piattaforma qua per tornare indietro. Adesso vediamo un po', non so se sto andando avanti. Sì, ok, non vedevo. Ok, è abbastanza in alto, vediamo di farci un bel giro intorno, non riusciamo mai a atterrare lì. E sto finendo la redstone, quindi non ho abbastanza materiale per fare un altro di questo tipo di piattaforma qua per il nostro elytra. Quindi magari andrò un po' in miniera a prendere un po' di redstone e anche altri materiali che più diamanti ne ho pochi relativamente. Ma direi che questo episodio può finire qui, nel prossimo magari farò altre piattaforme dove abbiamo il nostro portale per il bioma della palude che è in quella direzione lì. Di là abbiamo il bioma del ghiaccio e deserto lì, di là molto molto lontano seguendo queste torce abbiamo il mesa. Anche da questa parte avevamo qualcosa se non mi sbaglio, forse la giungla, infatti ho fatto anche delle torce di qua, ma per adesso tengo solo questo portale qua che è molto utile perché a volte vado nella farm d'oro o comunque nel deserto a prendere sabbia ed è abbastanza utile questa piattaforma di lancio. Quindi direi che questo episodio può finire qui. Ditemi voi cosa ne pensate di queste nuove piattaforme che ho creato. Direi che sono venute molto bene, sono contento di questa creazione qua ed è anche utile. Quindi direi che questo episodio può finire qua. Quindi come sempre lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Commentate se avete consigli per la serie, io come sempre sono Sori. Ciao a tutti!